Cari amici, buona giornata, buon lunedì 7 ottobre. In questo giorno la Chiesa fa memoria della Beata Vergine del Rosario. È un modo di commemorare e pregare Maria secondo quella pratica di devozione che noi chiamiamo il Rosario, che è contemplare la vita di Gesù in compagnia della Madre sua. Leggeremo dal punto di vista di testi evangelici sempre il Vangelo di Luca, il capitolo 10 e poi verso la fine della settimana, l'11. Come siamo soliti fare, iniziamo con la preghiera di invocazione allo Spirito. Vieni, o Santo Spirito, vieni e visita il mio cuore. Apri il mio cuore all'incontro amoroso con Dio. Ponimi alla scuola di Gesù, con lui io possa pregare, con lui io possa contemplare, con lui io possa amare, con lui io possa dire Padre, Padre nostro, Padre di tutti gli uomini. Amen. Il Vangelo è Luca, capitolo 10, versetti dal 25 al 37. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Iniziamo il capitolo 10 del Vangelo di Luca, un capitolo molto bello che meriterebbe essere letto e riletto spesso, perché parla di cose essenziali per la vita del discepolo di Gesù. Interessante questo incontro tra un maestro della legge, che potremmo dire un cercatore di Dio, e Gesù stesso. Questo maestro della legge dimostra di conoscere bene la legge e riassume tutta la legge nel comandamento dell'amore a Dio e del prossimo. E però nel dialogo Gesù insiste su una cosa: non basta conoscere la legge. Non basta conoscere il catechismo, non basta citare il Vangelo. Occorre che dal conoscere si passi al praticare. Non basta la conoscenza della parola di Dio, occorre la pratica della parola di Dio, perché
facciamo esperienza di Dio e della verità della sua parola nel momento in cui la mettiamo in pratica. E poi quella famosa parabola che tutti conosciamo, la parabola del samaritano, del buon samaritano, di questo straniero che, a differenza del levita e del sacerdote, vede, ha compassione, ha cura del malcapitato che incontra lungo la sua strada. Anche qui, alla fine, Gesù invita il suo interlocutore, che risponde bene alle domande, lo invita a fare, a mettere in pratica, come dire, conosci bene, ora vivi ciò che conosci. E poi però, nella parabola raccontata, la parola chiave è ebbe compassione. E difatti l'interlocutore di Gesù capisce molto bene questo e alla domanda di Gesù chi è stato prossimo, lui risponde colui che ha avuto compassione del malcapitato. E quindi il cuore del messaggio di questo Vangelo è avere compassione, mantenere nel cuore questo sentimento che permette di vedere l'altro, farsene carico, accompagnarlo attraverso il sentimento della compassione, cioè del patire insieme. E l'invito che Gesù fa è a fare lo stesso, cioè ad essere discepoli capaci di compassione, capace di vedere la sofferenza del fratello o della sorella, capace di ascolto del grido di aiuto, capace di cogliere le sofferenze dell'altro, farsene in qualche modo carico e, nella misura del possibile, rispondere praticamente con azioni corrispondenti, perché il buon samaritano non si è limitato ad avere compassione, ma ha avuto una compassione generatrice di azioni concrete di servizio. È molto bello questo testo e varrebbe la pena che nella nostra Bibbia, qui su questo capitolo 10 di Luca, mettessimo un segno per ritornarci, rileggere, ispirarci nuovamente e spesso. Che cosa io ricavo per me dalla lettura e dalle riflessioni su questo Vangelo? Ricavo un invito a mantenermi, a coltivarmi, a crescere come uomo che ha compassione, uomo che vede il dolore, che ascolta il grido, che condivide una sofferenza e, nella misura del possibile, che passa dal compatire all'agire per aiutare chi è nella sofferenza. E l'augurio che faccio anche a chi mi sta ascoltando in questo piccolo programma di commento al Vangelo del giorno. E concludiamo chiedendo che il Signore ci benedica ancora una volta. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani.